Buongiorno, buongiorno dal vostro Homeless. Oggi vi voglio fare vedere qualche disegno che sto facendo. Allora, vi dico subito che sono disegni semplici che mi ricordano l'infanzia, quindi non aspettatevi grossi disegni o chissà che disegni, però sono disegni semplici, addirittura li ho messi in vendita su eBay. Non lascio il link qui in descrizione perché non mi interessa, li ho messi in vendita per creare, diciamo, nuovi followers. Nuove persone che potrebbero seguirmi sul canale YouTube, sulla chat di Telegram, su Facebook, su Instagram, e quindi non vi lascio nessun link, però sono in vendita e se li trovate su eBay per vostra decisione è un discorso, ma se no non li vendo, diciamo, a voi, non sono mirati a voi, almeno per il momento. Faccio vedere i disegni che sto facendo, ripeto, sono disegni semplici, non aspettatevi chissà cosa, però mi ricordano l'infanzia. Questo ad esempio è un disegno questo disegno ad esempio mi ricorda che l'importanza di essere dolci nella vita. Questo disegno mi ricorda l'importanza di essere dolci nella vita e è un disegno semplice, come vedete non faccio disegno complicato, non li so fare disegni, quindi vedi la dolcezza che per me è stata sempre molto importante nella famiglia e mi ricorda mia madre. Magari farò dei video, magari apposito per ricordare la mamma e il papà, però insomma penso sia una cosa importante la dolcezza, la sensibilità, la simpatia delle persone, ma la dolcezza è un requisito molto importante per me. Io come persona mi reputo un po' dolce, non come lo zucchero che cerco sempre di non usare neanche nel caffè, ma mi reputo molto dolce. Questo è l'altro disegno che ricorda la mia famiglia, è uno dei disegni che facevo da piccolo. Come vedete c'è mamma, papà, il bambino e la bambina e la casa della famiglia. Disegni semplici come lì, che però hanno per me tanti ricordi. Questo disegno mi ricorda la vecchia casa in cui stavo, diciamo la prima casa di cui ho ricordo, in cui stavo come genitore e mia sorella. E niente, era un disegno che facevo spesso, diciamo. Poi andando avanti, sempre disegnando semplicemente, cercando, anche perché insomma, vivendo per strada, io credo che sinceramente qualcosa bisogna fare e non bisogna per forza cercare la perfezione, bisogna fare quello che più ci si sente di fare, io mi sento di fare queste cose. Quindi cercate di capirmi anche su questo. Aspettate. Questo è il sole. Il sole di cui a me piace le giornate soleggiate. Mi piace anche un po' la cupezza di altre cose, diciamo, cieli nuvoli, però purtroppo vivendo in strada lo sapete meglio di me, meglio che ci sia un po' di sole, che non bruci, che non ci sia un caldo torrido, ma comunque che ci sia. Aspettate, poi abbiamo la nuvola. Questi disegni mi ricordano, questo il sole e la nuvola mi ricordano quello che ci facevano fare all'elementare ci facevano disegnare quello che più, diciamo, per imparare a disegnare, ecco, per imparare a disegnare ci facevano fare il sole, la nuvola, la montagna, l'erba, la margherita, il fiore in generale. Andando avanti abbiamo il cuore. Anche questo è molto semplice, molto carino secondo me.
Questi disegni, come vi ho detto, li metto in vendita su eBay, ma non li faccio per, non li ho fatti, diciamo, per voi, scusate se ve lo dico. Li ho fatti per, diciamo, per cercare di farmi conoscere un po' di più, perché, come ripeto, vivendo in strada qualcosa bisogna fare, non si può vivere in strada senza fare nulla. E quindi ho deciso, diciamo, di buttarmi sul disegno e sul colore. E poi abbiamo, diciamo, i pezzi top. Uno è questo, il cavaliere errante con la coda, molto carino, credo. E poi il papero. E niente, questi sono i disegni che ho fatto. Ne sto facendo altri, ne ho già fatti altri. E niente, basta, volevo farvi vedere questi video. Ditemi voi se vi sono piaciuti. Se è la prima volta che vedete questo video sul mio canale, sappiate che sono 13 anni che vivo in strada, quindi se avete voglia iscrivetevi al canale, azionate la campanellina per avere tutte le notifiche. Buona giornata a tutti se vedete il video di giorno, buon pomeriggio se lo vedete di pomeriggio e buona serata se lo vedete di sera. Se poi lo vedete il video anche di notte, meglio ancora. Buona nottata.